I più grandi interpreti e autori di teatro l'hanno voluta nelle loro compagnie. È una beniamina della televisione, è una donna affascinante e sarà subito amica di Beltempo si spera. Signore e signori, Marina Tagliaferri. Un nuovo giorno. Buongiorno! Accomodati Marina! Eccoci! Allora, io sento il mio pubblico che ha detto è proprio così. Ti posso dire una cosa, credo che questo per un'attrice sia il più grande complimento che si possa fare. Sì, effettivamente sì. Ma per me mi sembra una cosa normale perché non c'è camuffamento in un posto al sole. Questa è la cosa bella, cioè non avere la maschera, capire che quel personaggio che tu interpreti, Giulia Poggi, ormai lo sappiamo tutti, in Un posto al sole da 21 anni, è ormai la tua seconda pelle, è qualcosa che tu vivi, si può dire. Si sono mischiate un po'. Esattamente, un po' il tuo carattere. Camuffamento è bello, perché io vengo dal teatro, è bellissimo camuffarsi, però in questo caso no, in questo caso c'è un camuffamento di personaggio, ma sono oramai si sono un po' è la verità. Uniti. Senti Marina, ti porto un po' da lontano perché papà mica era tanto contento che tu ci avevi sto sognetto di fare già da piccola a scuola addirittura ambivi ad interpretare delle parti. Cioè, ambivo, sì, però non ero cosciente, non ero ancora cosciente. Non era quel mestiere che non volessi. Non sapevo proprio cosa fosse il mestiere, la professione, per cui sì, delle volte mi è capitato di ricordarmi di questo piccolo aneddoto perché io andavo dalla scuola delle suore. Devo dire che il mio teatro è iniziato grazie alle suore. Sono grandi. Perché avevano il teatro. Bellissimo. E subito mettevano i bambini a fare teatro. A quell'epoca, perché ho una certa età, come dire. Va bene, sì. E mi ricordo che però lo facevano... Allora, che cosa stai interpretando? La bella addormentata nel mi bosco. Mi sembra che sei pure una mezza protagonista, sono la regina. Scusatemi, la regina della bella addormentata sono la regina bosco. E quel meraviglioso abito, è l'aneddoto è questo, nel senso che siccome le suore però dicevano che la recita la potevano fare le bambine più brave, io non ero una bambina non più brava, no. Però le mie compagnie di banco sì, e allora lei non gliene importava proprio niente di fare questa cosa, men che meno alla mamma di fare il vestito, perché le mamme devono fare il vestito. Certo. Saputa la cosa, io ho rivoluzionato casa mia e quello è l'abito della comunione di mia cugina, che sono riuscita a riverticare tramite mia zia. No, me lo mi serve, ci avrò avuto 10 anni così. Ma è meraviglioso. Sono andata dalla suora e gli ho fatto, madre, io ho l'abito. E quindi io sarò la regina. Io ho l'abito. È così. Mettiamola sul tavolo. Hai capito? Io ho l'abito. Senti, papà ti sfida a un certo punto, perché tu capisci che quella può essere una passione che può diventare qualcosa di costruttivo, però bisogna studiare prima. Sì, ma io ho tentato di entrare in accademia dopo la terza media. Ho costretto mia madre a telefonare e gli hanno detto no, guardi, ci vuole il diploma di scuola media superiore. Poi mi sono un po' dimenticata di questa cosa, però già facevo teatro con gli amici, penso che un po' tutti poi ci sarà capitato di fare a un certo punto teatro in qualche modo. E perciò io lo facevo, non mi ponevo la domanda. Poi avevo un ragazzo, logicamente, che era molto atletico, molto così, quindi io ho detto no, è che l'altra passione mia era l'educazione fisica, no, io devo fare l'ISEF, devo essere... Insomma, dico guarda papà, allora io così, non vuoi fare l'università? No, veramente vorrei fare, va bene, iscrivo in palestra, un anno di preparazione, tutto quanto. Vado in vacanza a Parigi, in questi ostelli della gioventù, sai, come premio del diploma. Così, questa è un'amichetta mia, che siamo cresciute insieme, e a un certo punto lei mi dice, scusa Emma, mi spieghi perché tutte le volte che tu parliamo, tu che fai, ISEF, e poi mentre parli dell'ISEF si trasforma in teatro, che c'entra? Io mi sono seduta, guarda, ti giuro, me lo ricordo come se fosse adesso, sulla seggioletta di paglia, c'erano questi tetti di Parigi perché stavamo in un posto così, e dico, Dio Laura, ho sbagliato tutto, chi glielo dice a papà la adesso? La presa di coscienza in quel momento, Madonna. Sono tornata, gliel'ho detto e mi ha detto, papà mi ha detto, non vuoi più fare lì? L'università. Allora, fai l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, si è seduta e mi ha detto, ma tu sei pazza. Ah, ecco, però in realtà ti dico,
che io tanti anni dopo ho scoperto. Mio papà aveva un tesserino d'attore di quando aveva 12 anni. C'era nel sangue sì. qualche cosa, sì. attenzione. Questa è una cosa che me l'ha detto molto tempo dopo. Tra l'altro lo ricordiamo, allora, entrare in Accademia Nazionale di Arte Drammatica era... Cioè era no, è difficile. È difficilissimo oggi, ma allora era quasi una cosa impossibile. Voglio dire, dovevi avere veramente il sacro fuoco, il Infatti talento. Io, santa incoscienza, sono andata lì, ho fatto l'esame, cioè... Che anni sono stati quelli dell'Accademia? Troppo veloci, come sempre. Io adesso ho una nipote che è entrata, finendo l'Accademia, si chiama Camilla Tagliaferri, e c'è un'altra Tagliaferri in giro, sappiatelo, attenzione. Ci prepariamo, E lei gli ho detto, è riuscita a entrare, io ho detto, ricordati, l'Accademia vola in un attimo, usala, strizzala, ricordatela, mangiatela, cioè, perché in un attimo sei fuori. Mariana, ma il teatro perché? Che ti dà? Che dà un'attrice il teatro? Il teatro è l'altra dimensione, quella che tutti noi vorremmo avere, libera. Eppure si pensa che lì sopra si sia invece ingabbiati, si pensa che non ci sia tutta questa appunto questo senso di leggerezza, che tutto sia molto impegnativo, che tutto No, sia è molto... tutto molto impegnativo. L'altra dimensione, dove uno è libero di, entra in altre dimensioni di altri personaggi, ma là sopra è come... È come ricevere un applauso a scena aperta, ti faccio certo. un esempio pratico, è come se, non so quante sono, 400 persone in sala, tutte insieme ti dicono ti voglio bene, ma come fai a dire, è come una si cosa fa che a negare ti si appiccica la forza, addosso, esatto, la ti forza si appiccica di tutto addosso, questo. Guarda, credimi, e siccome io, sempre quasi un po' incoscientemente, sono stata fortunata perché ho fatto tantissimo teatro, con i grandi maestri che purtroppo ci sono siamo morti arrivati. Tutti perché... Senti, uno per tutti Gasma, guardate Eccolo, questa foto Vittorio, quanto è bella. Questa è l'Edipo Re. Ma quanto ci avevi, 18 anni, questa fotografia, che è una bambina proprio no, appena no, nata, guardate c'avevo, che cos'era. C'avevo 20, 21, no, ce l'avrò avuto i 23. Ma ti faceva venire il freddo ai polsi pensare di lavorare con Gasma? Io sarei morta a prescindere. Ma Vittorio fu bellissimo perché, per dirmi che mi aveva preso per l'Edipo, chiamò lui casa mia. Siccome mamma, abituata agli scherzi di amici accademia, potete immaginare, dice pronto, buongiorno, sono Vittorio Gasman. Sì, vabbè. No, no. Chi è? Così, no. Signora, sono Vittorio Gasman. C'è stato un silenzio. Silenzio tombale. Ha cominciato a balbettare per un'ora. Sono tornata a casa e faccio... Ma che ha detto? Che dimmi che ha detto di sì. Vabbè, perché tu avevi fatto il provino. Ho fatto il provino. Sì, vabbè, Vittorio Gasman, perché quei ragazzi all'Accademia, cioè, sai, scherzi si facevano. Marina, questi grandi, l'elenco è così lungo, guardate, no, qualcosa ve la leggo perché vi dico soltanto questo, Carmelo Bene, Gabriele Lavia, scusate se poco, Gasma, Squarzina, Enrico Maria Salerno, Albertazzi. Questi mostri sacri con cui hai lavorato. Ci aggiungerei Giancarlo Sbragia perché è stato un grande amore artistico per me. Che cosa ti hanno dato? Che cosa li accomunava al di là dell'amore per il palcoscenico? Da loro che hai imparato? Il rispetto, il lavoro, la fatica, che non è semplice ma si ottiene, e soprattutto questo grande amore, ecco, scaccia, Mario con lui ho fatto tante cose, l'ironia e poi capire che tutto quello che io vedevo, che loro erano arrivati a fare... Quante cose avevano fatto per arrivare a quel punto, quanti passaggi emotivi, di vita, sacrifici. Il teatro non è moda, il teatro non è l'autografo. Esci dal teatro, ti possono anche non riconoscere nessuno, non importa, non ti interessa che ti riconoscano. E questa per fortuna è una cosa che io l'ho detta perché l'hanno pure scritta nel librone dell'Accademia, nelle prime intervistine che facevano un giovanissimo Maurizio Giammusso, che oggi è una grande firma del giornalismo, e io ho detto non mi interessa diventare famosa, mi interessa fare questo, punto. Bellissimo. Era vero. Tra l'altro Marina, per diciamo il anche è questo. Con il teatro non ci si arricchisce, non ne parliamo poi oggi che ormai stanno purtroppo vivendo tantissime compagnie. No, il teatro è molto compagnie. In crisi adesso, sì. Voi l'abitudine di stare con una valigia, di cambiare poi, ecco, città, una cosa che ti è rimasta quella? Noi siamo nomadi di base, siamo assolutamente nomadi. È uno status che uno c'ha dentro, o ce l'ha o non ce l'ha. Ci sono persone che rifuggono da questo Vero. Proprio e vogliono proprio la cosa... Per esempio molto spesso mi dicono, ma non vi, a teatro, non vi annoiate tutte le sere a dire le stesse battute? Siccome questa domanda me l'hanno fatta in troppi, ho detto, dico, tutte le volte facevo, scusa, che mestiere fai? Certo. Sono, non so, sono un ingegnere, lavoro in una ditta,
in un ufficio, con le stesse persone, tutta la vita, nella stessa stanza, però domandavano a me se ti annoiassi. Se m'annoiassi. Perciò vuol dire proprio che c'è una visione diversa della vita. Vero, vero. Che questa che ti è rimasta dentro, però pensate a un certo punto, e questa donna con la valigia sempre in mano, ad un certo punto mette radici e le mette nella mia Napoli, nella nostra nave, qua ce ne sono tanti, e insomma davanti a un mare incantato, nel mare, Matilde Serao diceva che nel mare di Posillipo si annegavano tutti i dispiaceri. Ma se non fosse stato per, se non c'era Napoli, non avresti retto? Non avrebbe retto un posto al sole. E guardatela qua, guardate, questi sono gli esordi, sei bellissima allora come adesso, guardati. Ho provato a guardare, ma è sparito. Sparito? Il cane, neanche l'ombra. In compenso ho visto Luca De Santis che è uscito tutto di furia, ha sbattuto la porta e se n'è andato. Ma chissà dove va a quest'ora di notte. Si sarà stancato di ululare e sarà andato a bere qualcosa. Forse. Almeno per stanotte staremo tranquilli. È un mese che ci propina male, era tutto volume. Non ti sei stancato di leggere? Perché non vieni a letto? Vai tu intanto. Io ti raggiungo subito. Marina, molto teatrale anche se ci pensi la messa in scena, dobbiamo dire, rispetto ai tempi di adesso. E con Renato Poggi, che era una pizza pure allora, non so come tu abbia resistito 21 anni, Dio ti benedica. Marina, ci non racconti? 21, perché ci siamo separati. Infatti, non però 21. Comunque esiste ancora, voglio dire, nel racconto. Senti Marina, ci racconti invece come sei entrata a Un Posto al Sole, la tua prima, ma anche... decidere di entrare in questa avventura che allora era avveniristica. Ma guarda, all'inizio ho detto di no. Ah, ecco. Ho detto di no all'inizio perché ero stata chiamata anche per un'altra cosa di Johnny Dorelli, una sitcom. Insomma, c'era stata una... Io mandai una cassetta, c'erano le cassette all'epoca, con molte scene dei Ragazzi del Muretto, che era l'ultima cosa che avevo fatto. E dice, mandamele subito così. E il caso vuole che la produzione che faceva da ponte con la produzione australiana fosse la stessa che faceva Johnny Dorelli, per cui iniziò questa cassetta là. E c'era l'australiano qua che guardava i provini che io non avevo fatto, non sapevo niente. A un certo punto ho guardato e gli ha fatto, scusi per favore, vorrei vedere qua l'attrice lì. Signora. E gli hanno detto, no, no, guardi, questa è un'altra cosa. Sì, ma per favore, vorrei eccola, vedere l'attrice. Eccola. Alla terza volta hanno detto, voglio lei. Ecco. Io non sapevo niente di questo, ho saputo un anno dopo praticamente. Che cosa ti terrorizzava di un'esperienza così sessile, così piantata in terra, stare a Napoli? Proprio il fatto che stava troppo ferma. Le valigie non le potevi fare disfare. Oddio, le valigie le ho fatte, sono 21 anni che faccio valigie avanti e indietro, piccole, medie, grandi, un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, vabbè. Poi abbiamo avuto anche la casa lì, eccetera. Ma mi spaventava questa stanzialità. Moltissimo, oddio, una casa a Napoli, oddio, che significa? A me l'albergo, cose, certo. Capito? Invece poi, piano piano, si entra in questa cosa e diventa un'altra vita parallela. Bellissimo. Un'altra vita parallela. Adesso sono diventata nonna, per cui... c'è una vita parallela che mi segue. Senti Marina... 21 anni sono un'enormità nella vita professionale, anche nella propria vita, ma pensare che per 21 anni sei diventata un personaggio in cui la gente si riconosce. Io ho visto le reazioni quando abbiamo lanciato ieri Marina Tagliaferri, si è scatenato il putiferio, mi sono arrivate 200 mail, addirittura suggerivano le domande per sapere appunto in quanto somigliassi o meno a Giulia, eccetera, eccetera. Si sono creati dei legami, credo, anche proprio con la produzione. Cioè, sì. Che cos'è il mondo di Un Posto al Sole oggi? È una grande te? Famiglia. Io quando abbiamo cominciato ho detto, dico, doveva essere nove mesi. Nove mesi. Adesso dico nove mesi insieme così, ma ci scanneremo? Cioè, non è possibile. Primo, non ci siamo scannati, sono 21 anni che siamo lì. Soprattutto noi storici, siamo proprio una famigliona. E per non parlare di quello che fa mio figlio, l'attore fa mio figlio, io gli mettevo il gomito in testa quando stavo in piedi, Nico. Perché lui era un iperattivo, no? Quando era piccolo, per cui dicevano stai fermo, inquadratura, stai fermo, stai fermo. Allora lui
Lo fermavo sulle spalle e muovevo i piedi sotto. Cioè, era una cosa. Cioè, avete allevato generazioni. Adesso i nuovi sono adesso ragazzi che vi state crescendo. Tutto l'opposto. Adesso è un bradipo. È pigro, sì, ecco. Si muove lento. E lui da bambino mi mandò questa cornicetta, un regalino di Natale. Cornicetta con scritto da lui, scritto, dice, io volevo diventare un attore. Tutto quello che sono Madonna. Lo devo a te. Grazie mamma. Brrr. Per cui sono molto attaccata inevitabilmente. Senti Marina. È un figlio. Tu mamma non sei, sei una super zia. Cioè se c'ho una famiglia molto allargata. Cioè, è vero, molto molto allargata. È appena nata la mia sesta pronipote. Sesta? Sesta. Pronipote tutte non femmine. Ecco, guardate, posso dire, ma questa è una foto quindi che è bellissima. Manca l'ultima che è figlia di questa con il toppino rosso, che eccola. Adesso ha partorito da poco. E così, e questa è no, tutta quanta, non ne manca anche un'altra, è la figlia di mio, l'unico maschio che ma c'è. Ma poi fino a me appunto stavo dicendo un maschietto solo, uno c'è, ce l'ha. C'è un maschio che è un altro figlio di mia sorella, quella che è a destra di mia mamma, che però vive all'estero, vive a Singapore e ha una bambina femmina, anche lei, anche lui. E quindi adesso sono con questa che è nata sono sei, quattro nipoti e sei pronipoti. Che zia sei stata? Sei? Ma fondamentalmente sono la zia, perché ecco. Non ho figli, no, per cui sono a sposizione, come diceva a Napoli, a sposizione. Chiamatemi che arrivo, in un modo o in un altro. Sì, sì. Hai sacrificato la tua vita privata al teatro, a questa passione, ai rimpianti? No, non ho sacrificato la vita privata al teatro, diciamo che la mia vita privata ha avuto una sua storia lunga che è finita. Forse lì ho fatto qualche errore di valutazione, come capita a molte donne, credo, purtroppo, senza offesa per i maschietti. Di aspettare un po' troppo? Errore di valutazione sulla potenzialità di alcune coraggi che mancano negli signori uomini. Ok. Scusatemi, ma l'ho dovuto dire, è così, un po' lenti nel comprendere, però devo fare dire, certe scelte. Però la cosa importante è questa, secondo me. La vita è fatta di destini, no? Questo è, l'importante è aver amato e l'importante è essere stati bellissima. Amati. Questo è importante, che non provare l'amore è una cosa terribile. Poi uno può anche pensare come poteva essere, come non poteva essere, sì, però l'importante è aver vissuto, l'importante è aver amato. Bellissimo. Poi ai posteri l'ardua sentenza e il giudizio a chi anche perché dovrà poi andarlo. Marina ci sono degli affetti che vanno oltre tu a parte questo amore che dai e che ricevi veramente sono valanghe d'amore che la gente ti tanto è vero che insomma se poco poco gli sceneggiatori pensano di differenziare il tuo personaggio di farti fare altre cose poi torni sempre nel tuo binario perché sei rassicurante il guarda tuo ti ruolo, dico una cosa una cosa che mi ha dato un posto al sole è questo perché è durata tanto allora il e durerà tanto come si dice a Roma finché dura fa verdura sì, fa verdura fatemi tranquillizzare sennò si scatena il putiferio allora. L'attore, proprio perché fa l'attore, viene immediatamente etichettato. Ah, quello fa l'attore, sì. Quello è un attore, quello... E uno si sente etichettato, cioè non è più libero di essere una persona normale. Certo. Un posto al sole ci ha dato questa possibilità di tornare ad essere persone normali. Cioè io quando parlo con delle persone, io sono curiosa di conoscere la loro vita, che cosa fanno, esattamente come se facessi un altro mestiere. Cioè non ho più questo filtro davanti. Certo. Un po' perché sono io così, proprio, di mio, perché sono curiosa, amo gli altri, amo la gente. Si vede. Come diceva Linus, io amo gli esseri umani e la gente che non sopporto, cioè nel senso amo la parte umana della gente. Quando poi si capisce che dall'altra parte c'è una persona che ti sta parlando e non sta rispondendo a un'attrice, allora... Cioè, guarda, questa è la gente che noi vorremmo avere molto più rispetto del pubblico, perché il pubblico capisce tutto. Dal pubblico tutto, arriva tutto senza infingimenti e senza barriere. Però anche il pubblico va educato, perché deve capire che quando c'ha l'attore, di non considerarlo come una cosa, né come una cosa così, cioè, ma come uno che incontra dal giornalaio e dice scusi ma è uscito, capito? Non ci deve essere questo, se c'è questo c'è immediatamente un bel rapporto.
E ognuno, devo dire che a me mi hanno portato molto anche, persone assolutamente sconosciute che ho incontrato nella mia vita, mi hanno dato tantissimo, molto più di tante altre. Ed è la verità, è quello, sì, è proprio quello che si incontra nel rapporto, nell'incontro. L'arricchimento è, se uno lo sa prendere, può rubare da ognuno di noi un sacco di cose, perché ognuno di noi vive una vita, per cui pensa quante cose c'ha da raccontare. Marina, ma toglimi una curiosità, ma quando in America ti eleggono donna dell'anno, tra l'altro con tutti sti capoccioni, tutti uomini, cioè abbiamo una foto che è meravigliosa. Quella me la tengo, Quella è bellissima, guardate questo trionfo, perché rappresentavi l'Italia, ricordiamo che è un posto al sole, ormai è internazionale, lo vedo, ecco qua, guardate qui, ma questa ce ne sta anche un'altra che è favolosa. Oh, ma sai che responsabilità rappresenta? No, ma mi hanno detto... Sedetevi, facciamo la foto. Dico, ecco, va bene. A un certo punto, vedo di qua, vedo la... mi alzo, mi giro tutti uomini. Tutti uomini. Ho detto, questa me la dovete mandare. Ecco, insomma, ecco qua, raccogli tra l'altro l'applauso della gente. Ma ti sei sentita veramente? Ma sai perché veramente questa cosa? Non perché fossi così... Perché sono entrata tranquilla, hanno messo a palla la sigla di Un posto al sole e allora ho allargato le braccia. Portatrice di valori veri. Senti Marina, la casa bianca. Ami gli animali alla follia, ma più ami gli animali, punto. Gli animali o si amano, purtroppo non si amano. Alla follia. Che cosa, questo amore per gli animali? Infatti qui adesso mi manca la mia ombra, ecco, che è Bricca, il mio cane, eccolo qua. Questa. Che Bricca, che tra l'altro è un po' vecchio, quanto c'ha Bricca? 8 anni e mezzo adesso la signorina. Ma te la porti anche quando vai, scendi giù? Siamo sul set lì. No ragazzi, scusa, questo è la terrazza. E ce n'è anche un'altra dove si vede Bricca che è un po' più giovane. Sì, alla fine, posso dire, è bellissima, perché qua adesso c'ha un po' i baffetti bianchi. No, ma lei addirittura bianca. Ti dico, lei sta sul set, sta libera, così nella villa dove c'è. A un certo punto dice, Marina, dobbiamo girare. Ah, va bene, allora dove giriamo? Da qui a lì ci muoviamo. Bene, allora mettiti lì. Seduta ferma? No, va bene. Poi che succede? Che magari sta vicino al cavalletto dell'operatore, allora cambia, prende il cavalletto, cambia l'inquadratura, no? Certo. E lei non si muove perché ci mi hanno detto di stare... Zitta, non mi posso muovere! Gli passa il cavo accanto che e lei fa resistenza! È bellissimo! Questo invece non è Bricca. È un'altra. Questo è stato... sta arrivando il Papa. Marina... Ci prometti una cosa, tanto tu fai la spola, ecco, guardate questa foto quanto è bella. Questo è Brisole, è un grande cane che ha fatto teatro. Io fatto ringrazio molto dal profondo del cuore questa donna, che non è solo bella e brava, è una donna vera. Grazie, e sei quello grazie. Che racconti. Ringrazio gli amici di Un posto al sole, come sempre. Diamo la linea al Centro Televisivo Vaticano per la celebrazione eucaristica in Santa Maria Maggiore, presieduta da Papa Francesco. Grazie di cuore, grazie Marina Tagliaferri. Grazie. Grazie a voi.